Il susseguirsi di questi dati sul lavoro ci devono far riflettere e spronarci sempre di più ad andare nella direzione delle sfide che dobbiamo avere per crearlo, il lavoro. Anche se la lettura dei dati ci evidenziano più che i dati positivi le criticità su cui bisogna intervenire, perché chiaramente quando si ha una disoccupazione giovanile così alta, se c'è un leggero miglioramento non si può dire che è un dato positivo, c'è da dire che bisogna fare molto di più di quello che si è fatto. Alcune cose sono state fatte ma non sono sufficienti, non possiamo compiacerci in questo e ci si batterà perché il livello della risposta sia più alto, perché questa tendenza va ulteriormente invertita. Se facciamo i rapporti con gli altri paesi europei ci viene detto in modo chiaro e evidente quanta strada ancora dobbiamo compiere.